Ciao, sono Valentina di Un Dolce al Giorno e questo è un piccolo tutorial sulla cottura della carne, fatto semplicemente usando le vostre mani. Quello che dobbiamo fare è usare il nostro palmo, e in particolar modo questo piccolo monticello, come termine di paragone per la cottura della carne. Infatti andremo a toccare questo monticello e lo paragoneremo alla carne nelle varie cotture. Infatti, quando il nostro palmo è aperto, il monticello è soffice e poco resistente al tatto. Questa consistenza è identica alla carne cruda. Se accoppiamo queste due dita senza stringere, perché altrimenti la consistenza del monticello cambia perché il muscolo si rigidisce, e andiamo a toccare con il dito questo monticello e poi la carne, avremo una consistenza della carne molto al sangue. Infatti il monticello è sempre molto scedevole, ma è già più resistente della carne cruda. Se andiamo a unire invece il pollice con il medio, il monticello sarà leggermente più resistente e, toccando la carne, comparando le due consistenze, se saranno identiche avremo una carne mediamente al sangue. Se invece andremo a unire il pollice e l'anulare, toccando questo monticello e toccando la carne, se le due consistenze saranno identiche avremo una carne media. Infine, unendo il pollice e il mignolo, il monticello sarà molto resistente. Infatti, se vedete, non riesco quasi ad affondare il dito nel monticello. Questa sarà la consistenza della carne ben cotta, che come sappiamo è più dura delle altre. Toccando le due consistenze e le paragonandole, vedremo che corrisponderanno. Tutto qua, semplice e veloce.